Terza puntata di presa diretta con un Teclas X98 Pro, un tablet di cui si è parlato per tutta l'estate perché ha 4 GB di RAM, 64 GB di memoria e processore Cherry Trail e anche un Retina, un display 9.7 pollici con 2048 x 1536 pixel di risoluzione, ha un telaio in alluminio, una buona connettività con uscita HDMI, lettore micro SD, Bluetooth, Wi-Fi N. In questa versione poi, che è quella internazionale che sto provando io, ha il doppio sistema operativo Windows 10 originale da una parte e Android 5.1 Lollipop dall'altra. Costa circa 200 euro e si acquista nei negozi di importazione. Però devo dire che nella resa di tutti i giorni, nelle due settimane abbondanti di test che ho fatto, mi ha deluso un po' da tutti i punti di vista. Adesso vi spiego meglio. Lasciamo da parte subito la configurazione Android, la partizione Android, sono 20 giga dedicati al sistema operativo di Google. La lasciamo da parte perché è a limiti dell'usabilità. È grezza, non ha nessuna ottimizzazione, non fa nulla per girare bene su un tablet e quindi, insomma, davvero non ne parliamo. Prendete quei 20 giga e toglieteli per dar spazio a Windows. Windows 10 che gira discretamente meglio. Lui con 4 GB di RAM e il processore Cherry Trail ha dei benchmark molto migliori, molto molto migliori a quelli della linea Bay Trail, i soliti tablet, mini PC, anche due in uno, no? Che abbiamo provato negli ultimi 24 mesi assolutamente, e infatti si comporta bene anche nei risultati di questi test, nella riproduzione YouTube 1080p va benissimo e anche nella gestione multimediale di filmati H265, che poi è il grande vantaggio della piattaforma Cherry Trail rispetto a modelli precedenti. In più qua con l'uscita micro HDMI, se voi lo collegate ad una TV, avete anche il supporto a 23 frame per secondo, 24 frame per secondo, insomma ad una gestione dei filmati multimediali con la frequenza giusta e di conseguenza una flessibilità per fare anche da centro multimediale. Considerate poi che lui con Windows completo diventa anche un portatile, volendo, se lo abbinate a tastiere, io l'ho messo sulla mia Logitech Bluetooth e lui davvero si riesce ad usare in quel frangente. Complice anche una memoria MMC di tipo 5.0, non velocissima al top, ma comunque neanche scarsa, e uno schermo che è probabilmente il punto più forte, migliore del tablet, il punto più riuscito di tutto questo hardware, che è davvero luminoso, anche troppo luminoso, nel senso che non vi servirà praticamente mai tenerlo al massimo. C'è spazio anche con questo aspetto 4 terzi per far girare Windows 10 con il menu, la versione desktop, con il menu laterale, perché insomma un po' di spazio lo avete. Però la prima cosa che vi dico è che la Wi-Fi è una single band 2.4 GHz e quindi ha una velocità davvero bassa. Nei miei test con i perf arriva a 13-15 megabits al secondo, che sono pochi. La batteria, che è una 30 Wh 3.8 volt, che arriva poco sotto gli 8000 mAh, nel mio test di navigazione web solito non arriva neanche alle 5 ore, sfiora le 5 ore, considerate che un 2 in 1 di vecchia generazione con Bay Trail supera le 10, insomma solitamente anche uno stesso Core M arriva a 8, arriva a 7, e quindi lui qua con questo SoC che ha 2 watt di TDP, anzi di SDP come dice Intel ultimamente, dovrebbe fare di meglio con una batteria da 8000 mAh. Chiaro, lo schermo così denso di pixel non lo aiuta. Però è anche vero che ci sono tutta una serie di bug, di impostazioni energetiche che non sono affatto ottimizzate, che finiscono per penalizzarlo. Pensate che prima di registrare questo video lui si è spento, non voleva più saperne di partire, così ne ho approfittato per smontarlo e per vedere come era fatto all'interno. E tra l'altro, grazie a questo piccolo teardown, ho visto come fa a migliorare le temperature rispetto al modello precedente. Ci sono una serie di piastre adesive che collegano la CPU, che già di suo scalda un po', a questo enorme telaio. Insomma, Teclast è riuscita a prendere queste accortezze per non farlo mai andare in throttling, e devo dire che c'è riuscita, perché le temperature sono buone, 86 gradi massima sul SoC registrati da sensori interni, l'esterno non è mai caldo in maniera preoccupante, questo forse è il suo principale vanto. Però nel complesso è un tablet che non vi consiglio per uso generico, è un tablet per smanettoni, per chi ha bisogno proprio di questo hardware, perché la flessibilità che permette è davvero elevata. Per chi vuole acquistare a questo prezzo tutta questa strumentazione tecnica, i 4 GB di RAM, lo schermo, le uscite, in tutto il resto però lasciate perdere, ci sono dei tablet Windows molto migliori, magari non dual boot, magari non appariscenti così dal punto di vista hardware come questo, però più concreti, si fanno usare meglio, e alla fine quella è l'utilizzo di tutti i giorni, la cosa che fa la differenza, piuttosto che guardare i numeri tirati fuori dai benchmark. Per maggiori informazioni comunque ci sono un sacco di altri dettagli tecnici che possono aiutarvi o meno nella scelta di questo tablet, leggete la recensione completa che è online da pochi minuti su hdblog.it.